Grazie, grazie davvero. Volevo cominciare da quello che diceva l'onorevole, forse qualcuno non capirà. In realtà i cittadini capiranno, secondo me, perché quando finalmente potranno dire la loro, ne sono certa che capiranno, ed è esattamente per questo che noi stiamo lavorando. E devo dire personalmente, ormai c'ho una certa, come si dice, e sono veramente tanti, ma proprio tanti anni che combatto perché i cittadini possano, siano autorizzati a partecipare. Nella mia vita precedente, perché sono, come diceva Angelo prima, solo 9 mesi che faccio questo mestiere, però è una battaglia veramente molto lunga. E parto, sono informatica di formazione, ma vi do alcune norme, mi perdonerete voi giuristi, ma una la citava già lui, ma la legge 4/2004, che è la legge per l'accessibilità della pubblica amministrazione, dice: la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazioni e relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2004. Il nostro sito, tornando a quello che diceva Angelo prima, il nostro portale oggi non è accessibile, lo stiamo ristrutturando in maniera che lo sia. Il codice dell'amministrazione digitale, cui ormai qualche secolo fa, perché è del 2005, ho partecipato a scrivere dei pezzi, proprio perché ci credo fortemente, c'è una serie di articoli, l'articolo 9 che già citava lui, ma l'articolo 3 che parla del diritto all'uso delle tecnologie, l'articolo 64 bis che parla, 2 bis, pardon, che parla di agevolare l'accesso agli stessi servizi da parte di cittadini e imprese anche in mobilità, e cita per la prima volta SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che come sapete come amministrazione abbiamo adottato a dicembre dell'anno scorso con un anno di anticipo sulla normativa perché lo richiede entro dicembre di quest'anno. L'articolo 8 parla di alfabetizzazione informatica dei cittadini. Siamo fortemente consapevoli che le tecnologie sono importanti, come dice la sindaca non siamo più nell'Ottocento, siamo nel 2017, ma come dice la sindaca nessuno deve restare indietro, e purtroppo sappiamo che in realtà ci sono molti, troppi cittadini che in internet non sono mai andati, e quindi abbiamo fatto quelli che abbiamo chiamato i punti Roma Facile, punti dove il cittadino può essere aiutato a fare il servizio che è online ma che non è in grado di fare da solo. Quindi l'articolo 9 che appunto citava lui, le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggior partecipazione dei cittadini. Questa la nostra normativa diceva nel 2005, nelle linee programmatiche ovviamente abbiamo parlato di forte coinvolgimento della cittadinanza, anche perché Roma è semplice, parlava il nome dell'assessorato, si chiama Roma Semplice, ma Roma è semplice solo se diventa un luogo dove l'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri sono facili per tutti, e soprattutto dove tutti possono contribuire al miglioramento, e contribuire lo possono fare anche grazie a questi strumenti. È vero che nel portale ci sarà, però è anche vero che finora qualcosa l'abbiamo già fatto. Oltre al punto Roma Facile che dicevo, idea della sindaca un venerdì sera durante una giunta parlando del bando sulle azioni urbane innovative, dove c'era la possibilità di scegliere per l'amministrazione tra 3 tematiche, su quali tematiche decidere di presentare un progetto, la sindaca ha detto facciamolo fare ai cittadini. Venerdì sera alle 7, il lunedì sera alle 7 era pronto, e questo, se posso ringraziare la struttura, hanno lavorato il weekend perché il lunedì sera fosse possibile, quindi ci sono anche persone così qua dentro, e quindi grazie anche a loro. E il portale, abbiamo detto, avrà una sezione sulla partecipazione, che il portale, per chi non lo sa, è stata aggiudicata la gara dall'amministrazione Marino, quindi noi ce la siamo trovata già aggiudicata, stiamo lavorando con ovviamente chi ha vinto, ma ci abbiamo aggiunto la parte della partecipazione, e l'abbiamo aggiunta senza costi ulteriori, nel senso che abbiamo fatto un po' di slalom con le spese previste e siamo riusciti a inserirci una parte specifica sulla partecipazione. L'ultima cosa, l'agenda digitale, abbiamo fatto ovviamente, era prevista nelle linee programmatiche, l'abbiamo fatta ascoltando gli stakeholder, gli attori del territorio, ma l'abbiamo anche messa online, è stata per un mese su una piattaforma per cui un qualunque cittadino avrebbe potuto dire la sua, aggiungere, emendare e quant'altro. E già che ci siamo, visto che dall'8 marzo all'8 aprile è il mese delle STEM che ha definito il Ministero dell'Università e della Ricerca,
abbiamo messo online anche la possibilità di declinare l'agenda digitale in ottica di genere, c'è tempo fino al 9 di aprile, anche questo è uno spazio per far sì che le persone possano partecipare. Andiamo avanti in questa strada.